con i nostri speciali sull'emergenza coronavirus. Ospite, collegati noi dalle rispettive abitazioni, ma anche dal luogo di lavoro, sono questa volta il dottore Alfio Cimino, che è il direttore dell'unità operativa di geriatria dell'ospedale Umberto I di Siracusa, oltre che presidente regionale dei medici geriatri, il dottore Gaetano Scifo, infettivologo, già direttore del reparto di malattie infettive, sempre dell'ospedale Umberto I di Siracusa, e che qualche giorno fa è stato nominato dal sindaco di Siracusa come responsabile della funzione sanità del COC, il centro operativo comunale, insieme al dottore Angelo Giudice. Poi è collegato con noi dall'Oasi di Troina il neurologo Giuseppe Calabrese. Grazie per aver accettato il nostro invito, per essere qui con noi a parlare di un'emergenza che coinvolge tutti. Questa sera affronteremo maggiormente l'aspetto sanitario e cominciamo proprio con il dottore Gaetano Scifo. Prima però voglio aggiornare i nostri telespettatori su quella che è la situazione che sta riguardando in queste ore, in questi ultimi 2 giorni, l'ospedale Umberto I di Siracusa. In pratica, al reparto di oncologia ieri sono stati registrati casi positivi di un medico e di un'infermiera. Oggi al pronto soccorso i 2 casi positivi di un altro medico e di un infermiere. Questa mattina all'ospedale di Siracusa il sopralluogo del Covid team, che era stato nominato dall'assessore regionale Razza, accompagnati gli esperti del team dal sindaco Francesco Italia, una nuova soluzione per dare sicurezza agli operatori sanitari, ai medici, agli infermieri, ai pazienti. Sono stati individuati ben 3 percorsi, uno per i pazienti ordinari del pronto soccorso, uno per i cosiddetti pazienti grigi, quelli che sono casi sospetti, ma solo sospetti, di positività al Covid-19, e un altro invece per i pazienti positivi, oltre all'individuazione di un altro percorso per gli operatori sanitari nel loro processo di vestizione con tutti i presidi di protezione personale. E dicevo, coinvolgo immediatamente il dottore Scifo, che, come dicevo in apertura, è già stato responsabile direttore del reparto malattie infettive, che adesso dà supporto al COC, al centro operativo comunale, per quanto riguarda la funzione sanità. Dottore Scifo, lei, proprio in qualità di infettivologo, conosce bene come si sta evolvendo la situazione, ne abbiamo già parlato in precedenza. Che atmosfera si vive in questo momento all'Umberto I, per quello che è a sua conoscenza? Momento comunque di tensione e di grande attenzione. Ma certamente ora io è chiaro che non vivo queste giornate proprio all'interno, non respiro proprio l'aria dell'Umberto I, però devo dire che sono informato, che sono a contatto con molti miei colleghi e è una situazione abbastanza delicata, abbastanza complessa, perché come abbiamo visto ci sono stati diversi focolai di infezione tra il personale. È iniziato il primo focolaio, sapete bene, in cardiologia, dove ci sono state 2 fasi di infezione. Sapete che poi c'è stato il problema del pronto soccorso, del primario, il problema della medicina d'urgenza, non lo possiamo dimenticare, con medici e infermieri interessati, e ora questi 2 ultimi casi dell'oncologia e del pronto soccorso. Noi abbiamo un problema italiano che è stato tipicamente lombardo, quello cioè dire di ospedali che sono diventati anche centri di diffusione dell'infezione. Quindi, dinanzi al ripetersi di questi casi, si creano 2 tipi di problemi. Il primo tipo di problema è legato alla protezione del personale, cioè dire i pericoli, l'incertezza, le paure, l'instabilità anche psichica che si può creare nell'operatore che si sente a rischio. E il secondo problema è quello epidemiologico, cioè che l'ospedale rischia di diventare da struttura che deve curare,
deve guarire, che deve diagnosticare, che deve proteggere, può diventare anche struttura che può diffondere l'infezione. Allora, ben venga questo intervento del COVID team regionale, composto peraltro da persone di alto livello scientifico. Ben venga l'intervento del sindaco, che a mio giudizio è stato veramente di un tempismo eccezionale nel capire che c'era un momento di difficoltà, un momento di impasse, un momento problematico nella sanità siracusana e quindi ha voluto intervenire e devo dire che i tecnici stanno lavorando, stanno cercando delle soluzioni, hanno visto che esistono dei problemi. Noi abbiamo purtroppo, lo dobbiamo dire, un nosocomio, un ospedale che è quello che è. Diciamo, probabilmente quando questa epidemia sarà passata, poi vedremo come passerà, quali saranno le modalità in cui passerà questa epidemia, perché alcuni sostengono che ci accompagnerà per diversi mesi in realtà. Comunque, quando passerà, certamente Siracusa avrà la necessità di partire con urgenza nella definizione di un nuovo, nella costruzione di un nuovo ospedale, perché indubbiamente lo dobbiamo dire che oggi è veramente tragico avere un ospedale come questo. Molti dei problemi che si sono creati dal punto di vista epidemiologico sono nati dal fatto che avevamo a disposizione una struttura obsoleta e dinanzi a questa struttura, però, il COVID team sta cercando di trovare delle soluzioni. Avete visto questa che è proprio stata discussa oggi, ma che era stata anche, come dire, l'oggetto della prima rilevazione fatta lunedì scorso dal COVID team, era quello di individuare dei percorsi, di differenziare delle aree, di differenziare dei percorsi, perché questo mancava, una differenziazione di percorsi, percorsi dedicati ai pazienti COVID, percorsi dedicati ai pazienti non Covid, e in ultimo il problema enorme che si è creato nella gestione dell'area grigia. L'area grigia da chi è costituita? È costituita da quei pazienti, da quei soggetti che hanno dei sintomi che fanno sospettare un'infezione Covid, una malattia Covid, ma diciamo questi soggetti nel momento dell'ammissione in condizioni normali dovrebbero fare un tampone e nelle strutture che funzionano in 6 ore si ha una risposta. E quindi a quel punto l'area grigia non esiste più perché il paziente o è infetto o non è infetto. Invece qui c'è stato un grande problema, abbiamo avuto un ritardo, poi di questo se ne potrà parlare, nella esecuzione dei tamponi, nelle risposte dei tamponi e questo ha espanso, diciamo, in maniera incredibile quest'area grigia per cui si sono create questi pazienti, quest'area di pazienti che andavano gestiti comunque come se fossero dei pazienti Covid, perché il paziente sospetto Covid va, diciamo, gestito come se fosse un paziente realmente infetto. E naturalmente dall'espansione del numero, da alcune protezioni che forse sono mancate, è successo che proprio la gestione dell'area grigia ha creato queste problematiche che stiamo constatando, cioè la diffusione dell'infezione nel personale, diciamo, dedicato all'assistenza ai pazienti. Dottore Cimino, lei invece vive la vita dell'ospedale, vive il suo reparto quotidianamente, lo ricordiamo, il reparto di geriatria, ma oltre al problema che sollevava il dottore Scifo, cioè i tempi lunghi per avere l'esito dei tamponi, ma sappiamo che questo è un problema che ha interessato un po' tutta Italia, perché se vengono a mancare i reagenti non si può andare avanti. La dottoressa Franco ci ha detto che i tamponi venivano congelati perché se non si possono lavorare in gergo si attende l'esito, e questo è. Però è stato più volte sollevato dall'inizio di questa emergenza una problematica che anche qui ha interessato molte strutture italiane, e cioè la mancanza dei dispositivi di protezione personale per voi che siete ogni giorno a contatto con i pazienti. Non c'è dubbio che il problema. Mi sente bene? Mi sente? Certamente. Pronto? Sì. Sì, stavo dicendo, Sì, dico, la non c'è sento. dubbio che il problema della carenza di dispositivi di protezione è un problema che ha riguardato non solo la nostra ASP, ma un po' tutte le ASP italiane. Io da una parte devo segnalare la grande disponibilità e la grande spirito di sacrificio
da parte di tutti gli operatori, perché devo dire nessuno mai si è mai tirato indietro, nessuno mai è venuto meno al suo dovere, che è stato quello di assistere i pazienti. Ma dall'altra parte non c'è dubbio che ci siano state delle difficoltà nell'approvvigionamento di questi dispositivi e purtroppo, ripeto, come lei giustamente ha già segnalato, il problema riguarda tutte le ASP. Devo anche dire che in questi ultimi giorni arrivano insomma, dei segnali incoraggianti di una maggiore disponibilità di dispositivi. E questo in pratica sta un pochettino rincuorando di più gli operatori che, giustamente come segnalava il dottore Scifo, vanno incontro a problemi di difficoltà psicologiche, di instabilità psicologiche, perché non c'è dubbio che lavorare in condizioni di non perfetta sicurezza crea un senso di ansietà. Mi auguro, insomma, che queste difficoltà nell'approvvigionamento vengano definitivamente superate e mi auguro soprattutto che anche per quanto riguarda il risultato dei tamponi, questo problema possa essere superato in maniera, definitiva nei prossimi giorni, se è vero, come è sicuramente vero, che in pratica, dovrebbero partire l'operatività da parte di laboratori accreditati e convenzionati con la nostra ASP, e quindi in pratica dovrebbe arrivare un supporto concreto da parte di altre strutture per l'esecuzione di questi tamponi e per la disponibilità dei reagenti. Con lei poi parleremo in particolare dei suoi pazienti, gli anziani, che sono proprio le categorie più a rischio, ma tra un istante. Io andrei dal nostro ospite che arriva da fuori provincia, da Troina, dall'oasi di Troina, una struttura che sta vivendo un momento davvero drammatico, perché i numeri sono, io mi sono documentata, i numeri sono veramente pesanti. Al momento si parla di una struttura, insomma, in cui avete ospiti disabili, quindi categorie fragili, categorie deboli. Si contano al momento 135 contagi, se non erro, se il dato non è andato ovviamente oltre, e 2 persone decedute. E i contagi sono tra gli ospiti, tra gli operatori, tra gli infermieri, insomma una situazione molto tragica. E vorrei che me ne parlasse proprio il dottore Calabrese, che vi informo è da giorno 22 che è in quarantena operativa permanente all'interno dell'oasi di Troina. Lei è entrato per il suo turno di servizio, dottore Calabrese, ed è rimasto lì ed è ancora lì. Non la sentiamo però, dottore Calabrese. È un problema di audio. Ho capito che lei mi sente, però non riusciamo noi a sentirla. Non riusciamo noi a sentirla. Allora, vediamo un attimo. Io torno a parlare un attimo col dottore Cimino e nel frattempo lei veda di risolvere il problema dell'audio, visto che prima nelle prove andava tutto bene. Dicevamo, dottore Cimino, poc'anzi, del fatto che i suoi pazienti sono cosiddetta categoria fragile, debole, quelli che si devono particolarmente attenzionare, che devono essere particolarmente protetti perché questo virus, il coronavirus, diventa letale per molti di loro, almeno così è stato finora, no, dottore Cimino? Non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio che sia così e non c'è dubbio che in pratica purtroppo i dati statistici indicano in maniera chiara che l'indice di letalità è particolarmente drammatico nella fascia di età superiore ai 75-80 anni. E i numeri drammatici che ci vengono dal nord Italia purtroppo ci confermano questo trend. Il nostro augurio ovviamente è che in pratica quello che è successo in maniera drammatica, che in parte sta succedendo ancora nel nord Italia, non venga a verificarsi nel nostro sud, perché non è un segreto che la disponibilità di strutture sanitarie di eccellenza come nel nord Italia sicuramente non è presente dalle nostre parti e quindi è chiaro che ovviamente non abbiamo quelle strutture, diciamo così, particolarmente efficienti e moderne come è presente, come questo avviene in pratica nel nord Italia. Per cui con i pochi mezzi che abbiamo noi facciamo sicuramente tantissimo, ma non c'è dubbio che
ci troveremmo in grandissima difficoltà se ciò che è avvenuto nel nord Italia avvenisse dalle nostre parti. E purtroppo i nostri anziani sono quelli che pagano il tributo più alto e quindi in pratica la raccomandazione che io continuo a fare, che ho già fatto e che continuerò a fare fino a quando potrò, è che questi anziani vanno tutelati in tutti i modi, evitando in tutti i modi i contatti, perché anche un paziente asintomatico può contagiare il nostro anziano, creando in pratica dei rischi e dei danni clinici sicuramente irreversibili e letali. Dottore, i pazienti che in questo momento si trovano nel suo reparto, non quelli a casa che lei giustamente ha detto, bisogna stare molto attenti perché un parente, un nipotino o chiunque altro vada a trovarli può essere, no, veicolo di contagio. Ma gli anziani che in questo momento sono ricoverati per altra causa nel suo reparto, percepiscono anche la vostra attenzione particolare nell'approcciarsi a loro? Beh, vi vedono con le visiere, con particolari dispositivi e quant'altro. Che reazione hanno dal punto di vista emotivo e psicologico? Ma è chiaro che quanti fra di loro mantengono una certa lucidità, perché purtroppo ci sono anche molti pazienti che hanno problemi di aterosclerosi, di demenza senile. È chiaro che questi pazienti percepiscono perfettamente la gravità del momento, la gravità della situazione e percepiscono anche il fatto che il nostro rigore, la nostra severità evidentemente ha delle motivazioni scientifiche molto valide. Noi facciamo tutto il possibile per cercare di far modo che i rischi vengano ridotti al minimo, ma è ovvio che in pratica un indice di rischio, sia pure minimo, purtroppo all'interno dell'ospedale, in qualche modo è quasi inevitabile. Facciamo tutto quanto ci è umanamente possibile per ridurre, ragionevolmente questo rischio. Certo, dottore Scifo, io poi vorrei sapere se nel frattempo siamo riusciti a ricollegarci via audio con Troina, con l'oasi di Troina. Io vi sento, io vi sento. Oh, perfetto, perfetto. Allora poi torno da lei, dottore Scifo, andiamo dal Sì, nostro certamente. ospite. Allora, dottore Calabrese, dicevo proprio poc'anzi, che lei è entrato, all'oasi di Troina per il suo preventivato e programmato turno di lavoro il 22 del mese scorso, il 22 di marzo, e si trova ancora lì, ha deciso di rimanere lì in quarantena operativa obbligatoria. Cioè, perché ha preso Volontario. questa decisione? Volontaria, perdoni. Perché ha preso questa decisione? Buonasera di nuovo a tutti. Ora, mi sentite, giusto? Ok, Perfetto. io sì, come diceva lei giustamente, io il 22 dovevo prendere servizio, il mio servizio notturno di guardia. Ci siamo trovati di fronte a questa situazione con una collega sola che stava gestendo i pazienti qui su all'Oasi. Per cui per un senso di dovere, per amore per i nostri pazienti, perché lei conoscete, ha detto prima e poc'anzi, insomma, il nostro istituto è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico che si occupa di disabilità intellettiva e di involuzione cerebrale. Abbiamo dei pazienti particolari, dei pazienti fragili, indifesi, che non possono e non devono essere lasciati a loro stessi, devono essere assolutamente curati nel migliore dei modi possibili. Io sapevo di andare incontro a questa situazione, tant'è che prima di andare via ho detto alla mia famiglia: io ora esco e poi ci vediamo non so quando, perché era giusto e logico che io rimanessi qui ad aiutare i miei colleghi e i miei pazienti e nello stesso tempo non creare il problema di poter infettare, di poter portare la contagiosità alla mia famiglia e contagiare i miei familiari ritornando a casa, per cui ho chiesto la possibilità di rimanere, diciamo, in istituto, mi è stata concessa e così io faccio dal 22 assieme agli altri colleghi, diciamo, turni diurni quasi tutti, notturni ci alterniamo con altri colleghi e cerchiamo di come dire, gestire quanto è possibile, quanto al meglio possibile la situazione che abbiamo qui all'Oasi, che le dirò. Tutto sommato, al momento voglio tranquillizzare tutti, è assolutamente sotto controllo. È vero, come dice lei, abbiamo fatto tanti tamponi, abbiamo avuto un numero forse un po' maggiore rispetto a quello che ha detto lei poco fa, perché abbiamo al momento Ah, ecco. i dati attuali sono di 157 positivi, 100 sono gli ospiti, 57 gli operatori.
Attendiamo altri 10 tamponi che devono arrivare. Anche noi, come dicevano i colleghi poco fa, abbiamo avuto lo stesso problema, cioè uno stallo di tempo di tamponi che non arrivavano, ma non probabilmente per la mancanza di reagenti oppure per il sovraffollamento di tamponi nei laboratori che saranno andati a collasso sicuramente. Quindi e ancora ne dobbiamo fare. È un numero elevatissimo, molti sono operatori e anche noi inizialmente abbiamo avuto difficoltà a reperire dispositivi adeguati e anche questo è un po' il risultato. Diversi operatori si sono positivizzati proprio per questo motivo. Ora va meglio la situazione. I nostri pazienti sono stabili, ne abbiamo dovuto trasferire alcuni all'ospedale di Enna perché noi non abbiamo una terapia intensiva, per cui diciamo arriviamo fino ad un certo punto, poi dobbiamo per forza fermarci e quando non riusciamo ad aiutarli e si prevede una possibile o probabile insomma intubazione del paziente perché desatura troppo e allora bisogna per forza trasferirlo, ma fino a quel momento li gestiamo noi. E su tutti i pazienti che abbiamo, ora sono circa 100, abbiamo individuato tutti i positivi e li abbiamo trasferiti in un unico plesso che è qui all'Oasi, alla parte alta del paese e stanno quasi tutti bene, qualcuno ancora con l'ossigeno, però tutto sommato stanno bene, reagiscono bene, direi che siamo sulla buona strada, ecco. Beh, questa è una bella notizia che si stanno riprendendo. Un'altra cosa volevo chiederle, proprio per il tipo di pazienti che voi avete, che seguite giorno dopo giorno, sono dei pazienti, da quello che mi è stato detto, che hanno bisogno anche del contatto, dei ragazzi, delle ragazze che vivono e che si nutrono anche di questi gesti di affetto. Adesso voi dovete operare con i dispositivi di protezione personale, no? E quindi molto probabilmente non c'è più la possibilità di avere questi scambi. È una fatica enorme perché quando ci vedono entrare in reparto, ora ci hanno fatto l'abitudine perché sono già insomma dal 22 che ci vedono hanno fatto l'abitudine, però inizialmente ci guardavano come se fossimo dei marziani. E ora però poi ci riconoscono, diciamo chi siamo perché ci conoscono tutti e allora hanno lo slancio di venirsi ad abbracciare, ad toccarti e diventa un problema perché insomma devi gestirli, devi tenerli, gli ordiniamo di mettere la mascherina, non se la vogliono mettere, è difficile farli stare fermi, è veramente complicato, però loro sono come dire incoscienti, poverini, non capiscono la gravità della situazione, quindi bisogna come dire anche assecondarli, cercare di coccolarli per quanto più è possibile, è chiaro, non con abbracci o altro, insomma, però magari con delle paroline dolci, cercando di tranquillizzarle perché qualcuno poi ha anche paura. Insomma, è una tipologia di pazienti particolare, veramente particolare, delicata direi, molto molto delicata. Io vorrei dire una cosa, le fa merito quello che lei sta facendo e i suoi colleghi state facendo in un momento così difficile, perché è comprensibile che abbiate paura anche per voi, che abbiate paura per le vostre famiglie, ma che ci teniate in maniera particolare ad assistere questi ragazzi, queste ragazze, che sono veramente una categoria fragile, che hanno bisogno più di ogni altro che qualcuno li assista e li aiuti anche a superare i momenti, no? Mi diceva che alcuni pazienti hanno superato bene, alcuni hanno ancora l'ossigeno, però pian piano ne stanno venendo fuori. Quindi poi trovano voi nel momento in cui tornano ad essere, insomma, a star bene, tornano a star bene. Torno io invece adesso a collegarmi direttamente con il dottore Scifo. Perché con lei, dottore Scifo? Lei è un infettivologo. E ne stiamo sentendo tante, tantissime su questo coronavirus. Prima si diceva che non viaggiava nell'aria, che viaggiava con le goccioline di saliva. Adesso ho letto, credo ieri, che l'OMS ha detto no, potrebbe viaggiare nell'aria. Insomma, ci sono tante tesi che cambiano giorno dopo giorno. Dobbiamo preoccuparci, siamo ancora lontani da riuscire a capire questo virus come evolverà, cosa diventerà, a cosa andiamo avanti, quanto tempo dovremo ancora mantenere tutte queste attenzioni che stanno rivoluzionando la nostra vita, letteralmente.
Guardi, è un argomento estremamente complesso, dove anche i super specialisti, dove grandi esperti ancora si confrontano e lavorano su ipotesi e non hanno certezze, e spesso anche, diciamo, quello che le opinioni di questi, le convinzioni di questi esperti spesso cozzano tra di loro. Diciamo che questo è un virus assolutamente nuovo, emerso per questo spillover che si è avuto, questo salto dall'animale, dal pipistrello all'uomo. Questo è avvenuto in Cina a novembre del 2019 e comunque nell'arco di 3-4 mesi noi già sappiamo tanto, la velocità delle acquisizioni scientifiche è stata molto ampia. Ora, dal punto di vista epidemiologico, che cosa succederà? Io penso che l'ipotesi quella più suggestiva in questo momento è quella dell'Imperial College di Londra. Questi sono i più grandi epidemiologi del mondo e ci hanno detto: signori, noi avremo 18 mesi di epidemie subentranti, dopo questo primo picco, piuttosto importante, nell'arco di 2-3-4 mesi si avranno degli altri picchi molto minori, molto più piccoli, molto meno importanti, ma il virus ci accompagnerà probabilmente nell'arco di 18 mesi. E quindi è chiaro che ci dobbiamo attrezzare ad una convivenza protratta. È chiaro che in questi 18 mesi noi speriamo che si lavori bene sul piano del vaccino, degli studi sulla vaccinazione, si definiscano meglio le terapie, si definiscono meglio le strategie di trattamento di questi pazienti. Noi pensiamo ad esempio che forse ci sia stato un eccesso di ospedalizzazione in Lombardia. Lei pensi che la Lombardia, all'interno del caso italiano e all'interno di questa pandemia mondiale, è un caso veramente importante. Contribuisce per quasi il 50% dei casi italiani, un sistema sanitario basato sugli ospedali molto funzionanti, che però, diciamo, ha ospedalizzato forse troppo, e in Lombardia gli ospedali sono diventati anche, come dire, sedi e luoghi dove il virus è stato diffuso e passato dagli infetti ai non infetti. Quindi anche queste strategie in futuro che migliorano, ad esempio, il contributo del territorio, che organizzano, diciamo, il contributo della medicina territoriale, sicuramente serviranno nel futuro. Dal punto di vista terapeutico, stiamo utilizzando al meglio dei farmaci che non sono nati per combattere il coronavirus, sono nati per altri motivi. Qualche farmaco sta dando anche qualche risultato, ci sono delle possibilità. Leggevo proprio stasera, mentre studiavo, che è stato scoperto, ad esempio, in Australia, che un farmaco antiparassitario, per il quale i due scopritori, un giapponese e un medico statunitense, hanno avuto il premio Nobel, si chiama ivermectina, che viene utilizzato in molte malattie parassitarie, ha un'azione in vitro sul coronavirus straordinaria, perché in 48 ore, utilizzato sulle cellule infette dal virus, riesce ad abbattere di 500 volte la concentrazione del virus. 48 ore sono 2 giorni. Quindi probabilmente questi studi andranno avanti e avremo delle grandi conquiste, però abituiamoci ad una diciamo convivenza che non sarà breve con il coronavirus, e quindi io penso che dovremo modificare molti comportamenti. Sul problema della trasmissione, che abbiamo detto essere rigidamente una trasmissione legata alle goccioline di flughe, dobbiamo dire che effettivamente negli ultimi tempi ci sono stati dei lavori, delle pubblicazioni che hanno dimostrato effettivamente nell'aria, ancora dopo 3 ore, la presenza di goccioline ancora più piccole in cui è presente il virus. Ora la discussione è se queste goccioline possono infettare, quanto possono infettare. Pare che alcuni ricercatori abbiano dimostrato che in effetti dopo 60 minuti queste goccioline potrebbero scomparire, queste piccole particelle, non sono goccioline, sono particelle aerosolizzate sostanzialmente.
E quindi ora si sta lavorando sul capire se effettivamente esista una infettività legata a questo aspetto, quindi la famosa trasmissione aerea non legata alle particelle, ai droplet, quindi all'emissione con lo sternuto e con la tosse delle goccioline di fughe. Ne sapremo di più. Certo, in questo momento ancora l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che la trasmissione avviene attraverso quella via, si stanno studiando anche altre possibilità che potrebbero essere anche particolarmente diffusive, ad esempio nei nosocomi, negli ospedali. Probabilmente questo porterà ad un utilizzo più diffuso ancora anche nelle fasi non epidemiche delle mascherine. Dobbiamo dire che uno dei dati su cui si sta riflettendo dal punto di vista epidemiologico è che quei paesi dell'Oriente, orientali, Cina per prima, ma poi anche Giappone, Singapore, diciamo la Corea del Sud, dove era partita un'epidemia piuttosto pericolosa, sono state quelle che hanno controllato meglio l'infezione, pur essendosi trovate per prima ad affrontare questo tsunami. E probabilmente il fatto che lì sia molto diffuso l'uso delle mascherine, anche per la protezione nei confronti di altre malattie virali respiratorie e dell'influenza, penso che alcuni di noi sono stati in Oriente e francamente io quando mi sono trovato a Hong Kong, quando mi sono trovato a Pechino, a Shanghai, ho visto che larga parte della popolazione, specie nelle metropolitane, ad esempio, utilizza la mascherina. Si dice che forse questo è stato un elemento abbastanza protettivo per l'Oriente. Probabilmente anche questo sarà un comportamento che modificheremo nel futuro. Però per ora non diamo nulla per scontato, stiamo imparando, stiamo capendo, si stanno studiando tante cose e queste cose poi si consolideranno e diventeranno delle raccomandazioni che dovremo seguire stabilmente. Certo, dottore Cimino, tra l'altro questa grande emergenza ci ha fatto riflettere e ci ha dato delle conferme, che sulla sanità purtroppo si è investito molto poco, anzi il settore della sanità è stato praticamente depauperato progressivamente delle risorse che aveva e quindi alla fine ci troviamo oggi nel 2020 ad affrontare un'emergenza con le armi spuntate, perché questo è. Purtroppo è innegabile che Italia alla sanità hanno impoverito il Servizio Sanitario Nazionale in tutti questi anni e che in tutta Italia ci sia stato un indebolimento del Servizio Sanitario Nazionale. Le conseguenze chiaramente sono sotto gli occhi di tutti. C'è stata la necessità di fronte a questa emergenza nazionale di aumentare in maniera esponenziale il numero dei posti letto e il numero delle strutture, diciamo così, per poter accogliere questo tipo di pazienti e voglio sperare che in pratica chi governa i processi decisionali abbia la sensibilità di capire che la rotta va invertita e che il Servizio Sanitario Nazionale deve essere potenziato in maniera importante perché non possiamo trovarci impreparati di fronte a questo tipo di situazioni. Dobbiamo fare esperienza e tesoro di questa triste esperienza. Certo, l'ultima domanda per il dottore Calabrese e poi andiamo ai saluti. Dottore Calabrese, qual è stata la reazione della comunità, della cittadina di Troina nel momento in cui è scoppiata purtroppo questa emergenza all'interno dell'oasi? Da quello che io ho letto sono tutti molto vicini, tutti solidali con voi operatori, tutti preoccupati per i ragazzi e non si vede l'ora che tutto finisca al più presto. Sì, come dice, assolutamente sì, abbiamo avuto il supporto morale di tutta la popolazione. Io ogni tanto leggo i messaggi che arrivano su Facebook e sono tutti con noi sicuramente perché il nostro è un piccolo paese e l'Oasi è insomma, ci conosciamo quasi tutti, per cui è di assoluto supporto a noi che lavoriamo qua. I commenti sono assolutamente tutti positivi, anzi qualcuno abbiamo anche ricevuto offerte, qualcuno che ha offerto denaro oppure mascherine e oggi ho ricevuto la proposta se avevamo bisogno di un ventilatore respiratorio, qualcun altro insomma ci manda delle tute, diciamo che veramente stanno rispondendo un po' tutte, sia il popolo troinese ma anche altre persone, anche
anche famiglie, pazienti, famiglie dei nostri pazienti che ci chiamano e ci chiedono di cosa abbiamo bisogno e insomma ce li fanno pervenire con dei pacchi qui all'Oasi. Quindi diciamo stanno rispondendo un po' tutti. Noi speriamo che finisca presto, sicuramente una cosa lunga, come dicevano i colleghi, durerà tanto tempo. La nostra ormai credo che siamo riusciti probabilmente già a contenerla, però è chiaro che è una battaglia ancora lunga. Lunga da vincere. Io la cosa che volevo, mi permetta, volevo sicuramente ringraziare Prego. anche l'esercito e la marina che sono venuti in nostro supporto, così come l'infettivologo dell'ospedale di Enna, il dottore Pulvirenti, che ci supporta anche per diciamo, la visione delle tacche sulla terapia, perché noi sa, non siamo infettivologi, noi siamo insomma neurologi. Pediatri, geriatri, insomma, e ci siamo inventati infettivologi, però direi che lo stiamo facendo abbastanza bene. Voglio essere un po' presuntuoso in questo. Ma la cosa che la prego di farmi dire è il ringraziamento deve andare assolutamente non tanto ai colleghi, veramente tanti che si stanno spendendo qua dentro, tutti. Un nome lo voglio fare, che è la mia cara amica e collega Donatella Greco, perché veramente si è messa sulle spalle questo macigno ancora prima di me. Io poi sono arrivato dopo e poi sono arrivati altri colleghi, come giù al villaggio la dottoressa Dagagliano assieme ad altri colleghi. Però il ringraziamento e il supporto maggiore va ai nostri operatori. Noi, senza infermieri, senza operatori sociosanitari, che fanno una vita che cioè, non potete neanche immaginare qua dentro, con i nostri pazienti, che sono diversi dai pazienti, tra virgolette, normali. Senza di loro non ce l'avremmo mai, 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 mai e poi mai fatta. Quindi io voglio veramente dirlo a gran voce, grazie, grazie infermieri, grazie operatori, grazie veramente tanto. Vi dobbiamo tutto, ecco. Grazie. Beh, questo ripeto è una cosa giusta. Lei, io la ringrazio per aver tolto spazio al suo riposo questa sera, per essere stato con noi. Porti un abbraccio virtuale ai suoi colleghi, agli operatori tutti sanitari, ai tanti pazienti che in questo momento si trovano all'Oasi di Troina, perché siamo tutti con voi. Grazie ancora, Grazie, così lo farò. come ringrazio, così come ringrazio il dottore Cinino per averci regalato parte Grazie del suo tempo, a e il dottore Scifo, grazie, grazie, grazie Grazie. veramente a tutti. Grazie anche a coloro Buonasera a che voi. ci hanno seguito, Buonasera. grazie, a coloro che ci hanno seguito da casa e che sono affezionati con i nostri appuntamenti serali delle dirette su Medical Excellence TV e sul quotidiano online Siracusa Post. Alla prossima.